Achille Prignaca, primo cittadino di Castel Goffredo, di nuovo negli studi di Tempo Radio per Filo Diretto. Buongiorno sindaco e bentornato. Buongiorno a lei e a tutti i nostri radioascoltatori. Ovviamente noi gli ascoltatori li invitiamo a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare gli sms, i messaggi WhatsApp è il 348-31-88-339. Allora, le chiediamo subito di lavori pubblici, insomma. Sì. Abbiamo terminato due interventi importantissimi, anzi tre direi. Il primo sono i bagni del Don Don Ferrari, che erano stati finanziati con il fondo sempre della Regione Lombardia, che per il Comune di Castelgoffredo aveva dato un fondo di ben 500.000 euro, e quindi sono stati messi sempre nei lavori pubblici e per la riqualificazione dei bagni del Don Ferrari, perché avevano bisogno di un importante restyling, e sono andati anche qui in 200.000 euro. Poi abbiamo collegati a questi 500.000 euro, avevamo la differenza di 300.000 euro, era la riqualificazione di Viale Avis, che ha creato un po', diciamo, di problemi, perché c'erano queste siepi che in qualche modo limitavano, diciamo, la visualità, e quindi rimanevano anche un rischio sia per la ciclopedonabile che è lì, che è parallela, e quindi è stato fatto un lavoro anche di sicurezza per riqualificare questa importante viale che è a Castel Goffredo. Dopodiché abbiamo investito anche sul 140.000 euro per la riqualificazione 180.000 euro, voglio dire, per i tetti dell'ala est e dell'ala ovest delle scuole elementari, e anche quello è stato un intervento sempre non solo di riqualificazione del polo scolastico, ma più che altro anche messa in sicurezza proprio del tetto. Il tetto è uno delle principali, diciamo, interventi per un edificio, per la sicurezza dell'edificio, e quindi abbiamo completato con l'intervento dell'anno scorso, che ha preso la parte centrale del tetto, e quest'anno i due lati est-ovest dell'edificio, e quindi abbiamo completato anche la parte delle scuole elementari. Mano a mano scenderemo con gli investimenti. Adesso ci sarà anche la messa in sicurezza dell'antisismica, e comunque verrà affrontata nell'anno prossimo. Altro intervento importante è anche qui la riqualificazione del polo degli accessi scolastici, un intervento che ci porta a 140.000 euro di investimento, che partiranno a breve il bando di gara, e questo è anche un importante per la sicurezza sia dei ragazzi del polo intero, e quindi verranno rimessi a posto tutti gli ingressi, tutte le parti più esposte del perimetro scolastico, tra cui tutta la fascia di ingressi e di uscita, per mettere i bambini, i ragazzi, i genitori, gli insegnanti tutti in sicurezza, per evitare delle code, per evitare delle gente che è sulle strade, e quindi verranno fatti anche dei corridoi preferenziali che porteranno all'edificio stesso, sia nelle entrate sia nell'uscita, addirittura con un polmone, una piazzettina, abbiamo recuperato una piazzettina in cui gli alunni possono anche così fermarsi in sicurezza, perché è tutta messa in sicurezza anche l'interno. Altro lavoro che sono gli spogliatoi del Donaldo, che sono in questo modo, in qualche modo, hanno rallentato un po' lo sviluppo edificatorio per la questione del Covid, ma dovrebbero essere finiti a novembre, speravamo un po' prima, ma insomma purtroppo l'impresa ha avuto qualche guaio, e quindi insomma ci hanno garantito che entro novembre anche gli spogliatoi del Donaldo saranno terminati. Ma, va detto a difesa delle aziende edili, delle imprese edili, che l'estate che abbiamo avuto, in cui ha piovuto un giorno sì e uno no, non ha favorito i lavori. Beh, certamente è una serie di concause, tra cui anche l'aumento dei prezzi, la difficoltà anche del recupero dei materiali,
quali anche quello ha influito notevolmente nel, così, nel ritardo. E purtroppo però le gare hanno anche delle, così, dei limiti entro i quali appunto bisogna rispettarli, e quindi insomma abbiamo fatto anche pressioni per riuscire a definirli, anche perché sono, gli spogliatoi sono molto importanti per chi deve fare allenamento, per ritornare a questa benedetta normalità. Normalità, giusto, ecco. Giustissimo, sempre avanti. C'è altro, sindaco? Ma, beh, adesso abbiamo anche finalmente abbiamo il parere definitivo della sovrintendenza per quanto riguarda il Teatro Smeraldo, che ha elaborato alcune prescrizioni, e siamo pronti con il progetto esecutivo a mettere a gara, e dall'inizio dell'anno del 2022 dovrebbero partire i lavori della realizzazione di questa nuova biblioteca. È stato veramente un parto complesso e complicato sia per le difficoltà con la sovrintendenza e per le varie prescrizioni che essa ha voluto così inserire come edificio storico. Quindi siamo finalmente pronti, e adesso siamo anche in attesa del famoso bando a cui abbiamo partecipato per la rigenerazione urbana, e anche quello speriamo di ottenerlo, perché ovviamente farebbe risparmiare ai nostri contribuenti una bella somma, e per essere reinvestita anche in altri investimenti, insomma. Certo. Questo per il famoso discorso dei borghi storici, eccetera, sindaco? Sì, oltre che i borghi storici, noi abbiamo la rigenerazione urbana, che è quella in cui la riqualificazione di vie o di edifici pubblici che erano ammalorati, e quindi noi siamo intervenuti in questo edificio che è fortemente ammalorato, perché era circa da 20 anni in cui non si proiettava più un film, e quindi l'edificio, specialmente il tetto, era completamente stato puntellato proprio perché aveva delle importanti infiltrazioni. Adesso la sovrintendenza, come vi dicevo prima, ha così sciolto queste varie prescrizioni, quindi noi siamo pronti a realizzarle dal 2022, e come verrà finanziato sia da un milione che ci ha lasciato la scorsa amministrazione e la passata amministrazione, e quindi con un intervento del comune e con la speranza di questa integrazione importante della rigenerazione urbana, dovremmo riuscire a finanziare tutta l'opera. Bene, questa è un'ottima, credo che sia veramente un'ottima notizia. Allora, ci sono altri lavori, sindaco? Abbiamo il piano asfalti che sta procedendo, abbiamo ultimati il piano asfalti del 2020, finanziati con il fondo del 2020, siamo pronti adesso a elaborare quello del 2021, sono investimenti importanti, anche perché gli investimenti della appunto su delle asfaltature hanno dei costi veramente ingenti per la comunità, e quindi sono veramente interventi molto ma molto oculati. Ecco, ricordiamo però, sindaco, voi potete per le vie comunali, non quelle provinciali, no? Assolutamente, perché c'è sempre che dice però lì non vedete che lì è sì, ma è quello della provincia. Esatto, purtroppo insomma la provincia è, da quel punto di vista finanziario, è messa molto male, e quindi insomma purtroppo abbiamo anche delle strade molto malorate. Oltretutto sono stati fatti degli interventi importanti per il gas, quindi i tagli delle strade hanno reso queste strade ancora più peggio, quindi dovranno essere sicuramente riasfaltate, si devono in qualche modo riassettare, però insomma nel frattempo però il traffico è veramente messo in difficoltà, insomma. Certo. L'automobilista è messo male. Assolutamente. Allora, fermiamoci un attimino con Achille Prignaca, sindaco di Castelgoffredo. Ci troviamo trascorrendo questa puntata di Filo Diretto con gli ascoltatori con Achille Prignaca, sindaco di Castelgoffredo. Ci ha parlato di lavori pubblici, se ce ne sono da aggiungere, sindaco, ce li dica tranquillamente. Altrimenti, prima di leggere i messaggi degli ascoltatori, direi di parlare anche del vostro hub vaccinale, no? Che avete ottenuto tramite una convenzione. Certo. Anche, no? Sì, è stata una convenzione con l'ASPA, con i 12 comuni che fanno parte di questa azienda, e
stiamo procedendo adesso a ritmo non più sostenuto, ma siamo rallentati, anche perché la maggior parte delle persone si è fatta vaccinare. Adesso ovviamente faccio l'appello agli indecisi, appunto, fatevi vaccinare, perché ovviamente in questa immunità di gregge più è alta e più riusciamo a salvaguardare tutte le persone. E possiamo quindi aggiungere una cosa, perché certo, se non so se guardate che con gli aghi di oggi non si sente più male, veramente. No, beh, sì, non è solo una questione, anche quasi proprio appena diciamo, non è più una questione fisico o meccanica, ma è una questione anche magari di paura di cosa mi iniettano. Quindi questa è completamente da escludere. E il vaccino, almeno nei nostri, io parlo del nostro hub, nei 40, oltre i 40.000 vaccinati che siamo riusciti così a eseguire, non c'è stato nessuno che ha avuto problemi di sorta, quindi sono sicuramente, da quel punto di vista lì, sono sicuri. E, certo, non, il flusso, come vi dicevo, è rallentato, ma è rallentato perché la maggior parte, come vi dicevo, si è fatto vaccinare, e quindi siamo diciamo vicini quasi alla fine di questo grande processo massivo di vaccinazione. E l'ultimo, mi dicevano che gli ultimi, almeno dalla piattaforma, l'ultimo giorno dovrebbe essere intorno verso la metà di settembre, che sarebbe il 12, e quindi entro le 3-4 settimane al massimo dovrebbero essere, verso la metà di ottobre dovrò terminare il secondo vaccino. Quindi questa esperienza dovrebbe in qualche modo terminare. Per quanto riguarda il terzo richiamo, pare che si faccia solo per la questione delle persone più fragili, e quindi insomma ci sarà da verificare, da aspettare anche le indicazioni del Ministero della Sanità e del Governo per capire come elaborare, come esatto, questa situazione. Non so lei, ma mi è capitato di leggere un articolo e non ci ho capito niente, francamente, per cui delle ipotesi, per cui sulla riorganizzazione, esatto, sono ancora delle linee precise, esatto. Probabilmente vogliono anche aspettare quanti sono le persone che sono riuscite a farsi vaccinare. Ecco, ripeto ancora l'appello: vaccinatevi gli indecisi, perché più siamo, e ovviamente più la società rimane più al sicuro. Beh, se proprio vogliamo, in Israele, questo è un dato di fatto, sono già alla terza dose. Ecco, per dire. Sto già facendo, sì. Da noi ancora siamo, no? Ecco, vabbè. Allora, le leggo i messaggi, sindaco, se ha da aggiungere comunque le aggiunga quando vuole. Prignaca, il commercio è la chiave della produzione, se produci ma non vendi sei in perdita, dia ancora un aiuto a noi commercianti. Allora certamente gli interventi li abbiamo fatti, adesso avranno anche lo sconto della Tari, e quindi insomma cercando di eliminare almeno tutte le spese che possono avere. Sicuramente nell'anno prossimo con il PNRR verrà ripotenziato questi finanziamenti, anche con finalità ben precise. Bene, che prima parlava del piano asfalto, le strade dell'asfaltare sindaco troppe messe male. Hanno ragione, però ovviamente cerchiamo, come vi dicevo prima, gli asfalti hanno dei costi veramente notevoli. È mancata anche poi l'intervento del taglio delle strade per quanto riguarda il potenziamento della rete del gas, e quindi ci hanno ancora più ammalorati. Nostra intenzione è investire ancora di più, ma ovviamente insomma dobbiamo sempre fare i conti con le entrate e quello che viene chiamata la sostenibilità di un comune, insomma. Poi, Prignac, ti sto ascoltando sul trattore perché sto lavorando, a darmi la multa perché sporco l'asfalto. No, allora sono anch'io un contadinaccio e quindi capisco il problema, però insomma, allora è ovvio che se la strada è sporca temporaneamente, però bisogna intervenire subito per ripulirla. Poi il sindaco, lei ha una squadra di volontari eccezionale, compresi quelli della Proloco, Roberto di Brescia, dice. Sì, quello è vero, Castelgofredo non solo è fondato sul lavoro, ma è fondato anche sul volontariato. Comunque c'è sempre una sorta di
di Fil Rouge che collega un po' questa capacità imprenditoriale anche alla voglia di fare, e che si poi sviluppa e si scatena anche nel volontariato, perché c'è sempre questa voglia di fare. Il nostro hub, e qui ho colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i volontari, dalla Protezione Civile alla Croce Rossa all'Associazione Nazionale Carabinieri, a tutti i vari volontari, medici, infermieri, insomma tutti quelli che hanno in qualche modo sostenuto questo hub, perché è un hub che, a differenza di molti altri, è proprio basato sul volontariato. Certo. Allora, Castel Caput Mundi con la festa del Tortello Amaro, grazie alla Proloco. Quindi com'è andata la festa del Tortello? È andata molto bene, il tempo è stato clemente, e quindi c'è stato un flusso notevole, e tutti col Green Pass, e quindi con molta attenzione anche all'aspetto sanitario oltre che quello culinario, e quindi è stata una manifestazione veramente molto importante e ha avuto un successo straordinario. Poi piano asfalti, per favore applicateli, perché ci sono strade ammalorate, siamo lì ancora. La minoranza su diversi argomenti non mi sembra molto d'accordo con le vostre iniziative. La minoranza è a posto, ovviamente nel concetto ormai di parte, che io non voglio fare delle polemiche, ma non la considero minoranza, ma è opposizione, cioè molto positiva, e quindi qualsiasi cosa che si faccia non trova nel nostro programma un punto di riferimento, ma magari anche di condivisione, e questo ovviamente trova sempre delle frizioni continue con l'opposizione. Io penso sia anche abbastanza normale, il ruolo dell'opposizione è più un ruolo oggi di controllo, e quindi diventa sempre più complicato e difficile questa sorta di collaborazione. Certo. Tanti lavori in essere e in addivenire, bravo sindaco assieme alla giunta, anche vi fanno complimenti. Poi chiedono se le scuole sono pronte, probabilmente per l'anno scolastico. Sì, sono pronte, ovviamente ci stiamo già muovendo sia con l'assessorato all'istruzione, sia in collaborazione con la dirigente scolastica e con tutto lo staff, per riuscire a iniziare le scuole in maniera sicura e in maniera serena e tranquilla, insomma, per un anno che speriamo sia veramente all'insegna della normalità. Poi sono arrivati due messaggi criptati, purtroppo in questo momento non li posso leggere perché non si vedono. Parliamo di tari e di tasse che continuano ad aumentare, chiede Elio invece. Allora, purtroppo abbiamo avuto anche qui una discussione sempre con l'opposizione, purtroppo sono regole che il comune non riesce più a gestire, e sono queste... diciamo queste convenzioni, queste norme che regolano tutti i costi della TARI, sono ormai diventata una ingegneria così contabile per riuscire a capire come funzionano questi principi, e quindi questa tendenza all'aumento, noi speriamo che tutta questa situazione poi venga anche ci porti anche a un abbassamento dei costi. Però ricordo che la situazione dei rifiuti in Italia è veramente complessa, le discariche non ci sono più, o lavorano anche i termovalorizzatori, che sono concentrati in parecchi in Lombardia, hanno un supporto per legge, devono anche gestire i rifiuti di altre regioni, e quindi sta diventando veramente un problema anche di ottimizzazione dei costi, e diventa per il momento complesso riuscire ad abbassare queste tasse. Purtroppo alla fine ci rimette sempre il contribuente, ma è un, diciamo che la TARI, tutta la gestione dei rifiuti, è di un livello superiore ai comuni, che non è il comune non è più in grado di gestire, insomma. Certo. Basta aumenti delle tasse comunali, non ne posso più, dice un ascoltatore, vede, c'era uno sfogo. Le chiedono del Museo della Calza. Il Museo della Calza, sindaco, punto di domanda. Allora, il Museo della Calza è un grande obiettivo, e anzi è un obiettivo importante, perché fa parte di una realtà economica che si è sviluppata addirittura prima con il servizio Noemi, ma poi si è sviluppata poi subito dopo dal
dal dopoguerra, e quindi ci stiamo studiando, ma servono parecchi finanziamenti, servono spazi, insomma. Sì. La situazione, cioè, si può fare, ma bisogna avere anche molto tempo per elaborare una questione, cioè una realtà così, diciamo, elaborata, così complessa. Certo. Ecco. Poi le chiede Dario: non crede ci fosse troppa gente per il tortello? Se ci fosse un focolaio, poi blocchiamo tutto ancora? Ma in teoria sì, allora direi che io lo escluderei, nel senso che sono entrati tutti col Green Pass, e quindi sono tutta gente che era vaccinata. Se c'è stato, se nell'eventualità, io spero nell'eventualità talmente remota che quasi non succeda, essendo tutti vaccinati, eventualmente non dovrebbe succedere, comunque qualche linea di febbre nel caso più grave. Allora, molto diplomatico nei confronti dell'opposizione, grazie, dicono. Poi ancora, allora, cerco di associare alcuni messaggi adesso. Dunque, vediamo. Prignaca, tenga pronti gli aiuti, che mi sa che presto, tra tasse, gabelle, aumento dei prezzi, marcheremo male. E un altro: è ancora attivo l'aiuto alle famiglie? Punto di domanda. Beh, certo, sono sempre, per chi avesse bisogno, sempre rivolgendosi sempre ai nostri uffici dell'assistenza sociale e servizi sociali, possono richiedere aiuti a seconda del loro ISA, insomma. Poi, salve Sina, con noi come medico di base come siamo messi? Chiedono anche. Siamo messi male, siamo messi molto male, però come questo, tutta Italia. Sì, eh? Questa qua è una riforma, ha bisogno di una, io non so più come dirlo, è uno stato che in qualche modo è uno stato suicida, quando appunto non riesce a intervenire su queste situazioni che hanno bisogno di programmazioni decennali, e quindi di una visione anche più completa, che manca alla nostra politica. Evitiamo la polemica, ma no, abbiamo no, capito ma, quello sì, che sì, intendo. Sì, no, no, ma è un dato di, cioè, è un dato di fatto, lo vediamo. Perché quando mancano medici e mi mettete i filtri all'ingresso delle università, 20 posti a medicina, oltretutto poi non solo uno finisce il percorso universitario, che è tra i più lunghi, e poi per esatto. accedere alla specialità deve fare un altro bando, cioè un altro concorso, e quindi c'è un secondo filtro, e la situazione rimane veramente molto, molto precaria. Esatto. Allora, le leggo gli ultimi due messaggi. Dunque, uno dice: boom di iscritti ad atletica in Italia, potenziamo la cittadella dello sport, sindaco, facciamo meeting nazionali, regionali, nazionali e internazionali. Certo. È una, beh, effettivamente adesso con Marcel Jacobs, eccetera. Bene, grazie sindaco, la sento volentieri, volevo ringraziarla per tutto quello che sta facendo per Castelgoffredo. Grazie a noi, anzi a tutti voi. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo Achille Prignaca, primo cittadino di Castelgoffredo. Grazie. Grazie a voi e a tutti i nostri radioascoltatori. Grazie.